Signore e signori, buongiorno. Benvenuti nella caserma sede del Comando Provinciale dei Carabinieri della Spezia, intitolata al Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo d'Acquisto, di cui oggi ricorre il 73° annuale del suo sacrificio. Ha inizio la cerimonia. Si procederà ora alla deposizione di una corona di alloro alla memoria del Vice Brigadiere Medaglia d'Oro al Valor Militare, Salvo d'Acquisto. Onori ai caduti.
L'attore Davide Faggiani reciterà un brano liberamente tratto da Storia di un eroe di Enzo Biagi. L'estate del 1943 ha portato tanti cambiamenti. Gli angloamericani sono sbarcati in Sicilia, Roma è stata bombardata, Mussolini non c'è più. I contadini guardano spesso il cielo, passano di continuo squadriglie di aeroplani e tutti dicono: presto sarà finita, il re farà la pace e i soldati torneranno a casa. Salvo D'Acquisto è al suo posto nella caserma sistemata in paese. Continua il suo servizio, come gli hanno comandato, anche quando la radio annuncia che l'Italia ha chiesto l'armistizio e il governo del re si è trasferito nel sud con i treni che si riempiono di militari che fuggono e non si sa più chi comanda. Nella torre di Palidoro, nella sua giurisdizione, va ad alloggiare un reparto tedesco. Sa che finché lui riuscirà a presidiare il suo territorio, finché lo vedranno camminare di notte di pattuglia col moschetto a tracolla, finché sapranno che nella torre ci sono i carabinieri, i paesani si sentiranno più sicuri. Ecco, forse per la prima volta il vice brigadiere D'Acquisto si sente l'uomo della legge. La legge, a Torre in Pietra, è un giovanotto di quasi 23 anni che quando tutti erano smarriti o angosciati è rimasto al suo posto, come gli avevano comandato. Salvo D'Acquisto pensa che poi tutto si chiarirà, non ha paura dei tedeschi, ha combattuto con loro in Africa, rassicura quelli che lo interrogano sgomenti: non abbiate timore, sono come noi altri, piacerebbe anche a loro finirla, tornarsene a casa, sono stato con loro al fronte, se potessero avrebbero già deposto le armi. I tedeschi non lo molestano, lo guardano con rispetto, stanno nella loro torre, vanno in giro carichi di cartucce, coi giubbotti mimetizzati, la sera bevono vino bianco e cantano «Oh Susanna», dice una canzonetta che accompagnano con l'armonica, «la vita è bella». No, la vita non è bella. Una notte, nella torre di Palidoro, scoppia una bomba. I soldati tedeschi stanno cantando, bevono, uno rovistava fra le masserizie di un ripostiglio. Chissà che cosa cercava. A un tratto una fiammata, un urlo e il soldato cade e due suoi commilitoni rimangono feriti. Attentato, gridano i superstiti e pensano alla vendetta. Chi ha nascosto l'ordigno? Chi ha provocato la morte del camerata? Comincia l'inchiesta. Non sappiamo niente, rispondono sbigottiti i poveri contadini. Noi non siamo stati noi. Sembra che la bomba sia rimasta lì, una dimenticanza. Ma i tedeschi non ascoltano ragioni. O si trova il colpevole o ci sarà una rappresaglia. Vanno per i campi, sul mercato, bloccano le strade, entrano nelle botteghe, arrestano 21 uomini, disgraziati che non capiscono, che non sanno nulla. Io innocente, dicono, tu caput, rispondono i soldati. Li caricano su un camion, sotto un sole che brucia, l'aria è piena di cicale impazzite, le donne e i bambini piangono, caricano anche un ragazzotto di 17 anni che incontrano all'angolo di una strada. Caput, dicono quelli della Wehrmacht. E gli ostaggi tacciono. Qualcuno prega sottovoce. È la mattina del 23 settembre. Due soldati tedeschi si presentano alla caserma di Torre in Pietra. Domandano del comandante. Si va avanti il vice brigadiere D'Acquisto. Vogliono delle spiegazioni. Lo fanno salire sulla motocicletta. Lo portano a Palidoro. I 22 ostaggi sono stati scaricati su uno spiazzo. Gli hanno dato delle zappe e un ordine. Scavatevi la fossa. Con le armi puntate li spingono a lavorare in fretta, li costringono a far presto. Il vice brigadiere D'Acquisto va incontro a quegli uomini, parla, li incoraggia. Li conosco, dice, sono come noi altri, ho fatto la guerra con loro. Fanno così per farvi paura, perché vogliono sapere chi è il colpevole. Credono sia stato un attentato. Io gliel'ho detto che è impossibile ci sia tra voi quello che ha messo la bomba. Gli ho detto che nessuno ha messo la bomba. È una finzione, non fanno per davvero, non è possibile. Ora gli torno a parlare. Ma capisce che non è uno scherzo malvagio, che fanno proprio davvero. Fra poco i 22 prigionieri dovranno morire. Allora chiede di essere condotto dal comandante del presidio. Pensa all'altro comandante, quello che ha visto una volta in Africa, Rommel. Era un uomo giusto, leale. Lo accompagnano da un maggiore, mi capirà, pensa il vice brigadiere D'Acquisto,
È un soldato, non può macchiarsi di una così grande colpa. Forse pensava di convincerlo, poi, quando gli è davanti e vede quegli occhi chiari e freddi, senza dubbi, senza incertezze, sente che ogni parola è sprecata, che ormai tutto è inutile. Allora saluta, batte i tacchi e comincia a parlare adagio, con voce calma. «Signor Maggiore, sono il vice brigadiere Salvo d'Acquisto della stazione di Torrimpietra. So che lei cerca il responsabile dell'attentato. Quegli uomini che avete arrestato non c'entrano. Sono io che ho nascosto la bomba nel ripostiglio. L'unico, il solo colpevole sono io. Sento il dovere di accusarmi, perché non voglio che altri soffrano o muoiano per colpa mia». Il maggiore tedesco lo guarda sorpreso. Non gli sembra possibile che quel giovanotto, dai modi timidi, dalla voce pacata, che attende sull'attenti, fissandolo con fermezza, aspettando la sua decisione, abbia messo l'ordigno nel ripostiglio. Non lo capisce. Ecco, perché non gli sembra soprattutto ragionevole che si possa andare a morire così, senza aver fatto nulla, soltanto per salvare 22 poveri contadini che stanno su uno spiazzo, sotto il sole, a scavarsi la fossa. Non è capace di un gesto di clemenza, forse non gli è possibile. Per il comando, un colpevole ci deve essere. Il vostro nome, prego, ripetere. Vice brigadiere Salvo d'Acquisto, nato a Napoli il 15 ottobre 1920. Fuoco. Una volta si vive, una volta si muore. Viva l'Italia. Il berretto con la fiamma d'argento rotolo per terra. Prende la parola il comandante provinciale dei Carabinieri della Spezia, colonnello Gianluca Valerio. Autorità, gentili ospiti. Grazie, comandante. A nome dei Carabinieri della Spezia rendo gli onori di casa in occasione di una manifestazione fortemente voluta e sostenuta dall'amministrazione comunale di Follo e che ritengo meriti delle considerazioni. Quando il sindaco del comune di Follo, Giorgio Cozzani, su idea del presidente della Fondazione Villaggio Famiglia, Bruno Dalmolin, mi ha proposto di condividere l'organizzazione di una commemorazione per ricordare la figura di Salvo d'Acquisto, sono stato da subito colpito su quanti buoni motivi vi fossero, non solo per accettare questa idea, ma anche per restituire al territorio di cui l'arma è fedele custode il ricordo di un eroe che ormai da 73 anni è il simbolo per eccellenza degli atti di altruismo, come quello appunto di donare la propria vita per gli altri. Questa caserma è a lui dedicata. Poche altre in Italia possono vantare tale privilegio. 5 in tutto. Il Comando Unità Mobili e Speciali Palidoro, situato a Roma a Tor di Quinto. Il Comando Legione di Napoli, città di origine dell'eroe, le cui spoglie riposano nella Basilica di Santa Chiara. La Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri, dove vengono formati i sottufficiali dell'arma, e i comandi provinciali di Siena e La Spezia. Il mito di Salvo d'Acquisto nasce nei Carabinieri, divenendo nel tempo patrimonio comune dei sentimenti cristiani, che costituiscono la base comune della formazione di molti di noi. Dei valori della resistenza, per il contesto in cui matura e per l'alto contenuto simbolico di reazione al disastro della guerra, e dell'umanità che traspare nel moto irrazionale della giovinezza. Ecco perché nel tempo piazze, vie, edifici istituzionali, filarmoniche, associazioni e soprattutto scuole sono state dedicate alla sua memoria. Tra queste l'Istituto Comprensivo di Follo, che ha anche una sede distaccata nel comune di Calice al Cornoviglio, di cui saluto il sindaco Mario Scampelli, ringraziando per aver accettato il nostro invito. Il tricolore che visivamente ci avvolge è composto dai suoi studenti, a cui va il mio saluto e quello dell'arma, augurandogli che quella di oggi sia solo una delle tante tappe della loro formazione che li conduca ad un futuro di successi, consapevolezza del proprio ruolo e libertà. La presenza di tutte le autorità civili, religiosi e militari della provincia impreziosiscono la cerimonia conferendogli solennità, così come l'intervento della signora Liliana d'Acquisto, nipote dell'eroe, ne accresce il significato. Signora Liliana,
Grazie per la sua presenza e per la difficoltà che ha superato per essere con noi tra la concomitante commemorazione di Torre in Pietra e domani l'inaugurazione della Scuola Maresciale di Firenze nella sua nuova sede di Firenze Castello. Il suo legame con La Spezia è destinato a crescere, essendo stata peraltro l'anno scorso madrina del varo della fregata Carabiniere, autentico fiore all'occhiello della flotta della Marina Militare Italiana che custodisce a bordo cimeli appartenuti a suo zio, e che più di ogni altra cosa testimonia il saldo vincolo di amicizia e vicinanza della Forza Armata Marina con l'Arma dei Carabinieri. Ma Salvo D'Acquisto, oltre a tutto ciò, è stato innanzitutto un carabiniere che nel suo atto straordinario ha sancito l'inizio di una nuova era per l'Arma, che va ricordato essere stata tra le istituzioni che nell'apocalisse dell'8 settembre decise di non sciogliere le sue file, spiegandosi nel territorio dell'Italia già liberata con i suoi comandi stazione vicino alla popolazione inerme e nella parte occupata dall'oppressore nazifascista affiancando la lotta partigiana. L'era dell'Arma vicino alla gente, in città così come nei paesi, in un'ottica di sicurezza che dovesse più rassicurare che intimidire, sorreggere più che pretendere, sacrificarsi più che esigere. Prima di allora i nostri eroi si erano più distinti in imprese militari che in atti di soccorso alla popolazione. Il sacrificio di Salvo D'Acquisto è il più alto esempio invece di quello spirito tutto dei carabinieri di essere gente tra la gente, riferimento imprescindibile per la sicurezza. Su queste fondamenta poggia il legame profondo e discindibile tra i carabinieri e gli italiani. A tutti i presenti, tra cui il mio affezionato pensiero va in particolare ai membri dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che riunisce tutti i carabinieri in congedo, e alle nostre vedove e di loro cari, quali testimoni silenziosi del ricordo e della riconoscenza che nutriamo nei loro confronti, va il nostro ringraziamento per la sentita partecipazione. Tra questi vorrei citare la signora Paola Cohen Gialli, vedova Fregosi, eroe di Nassiria, Spezzino, che oggi ha voluto essere con noi. Ai ragazzi dell'Istituto Salvo D'Acquisto, veri protagonisti della giornata, auguro di vivere innanzitutto felici. Voi rappresentate il futuro di questo paese. Sappiate esplorare l'esempio delle generazioni che ci hanno preceduto e aiutateci a rivedere il mondo con i vostri occhi, meravigliati e meravigliosi. Grazie. Prende la parola il sindaco del comune di Follo, signor Giorgio Cozzani. Saluto e ringrazio le autorità militari, civili e religiose oggi qui presenti. Un caro saluto alla signora Liliana D'Acquisto, nipote dell'eroe, e a voi, cari ragazzi, che oggi siete qui con noi per condividere questa importante ricorrenza. Permettetemi un particolare ringraziamento al comandante provinciale dei Carabinieri della Spezia, colonnello Gianluca Valerio, e al presidente della Fondazione Famiglia Onlus, cavaliere Bruno Dalmulin, che insieme all'amministrazione che da me rappresentata hanno voluto fortemente questo evento. Oggi sono qui presente nelle vesti di sindaco del comune di Follo per ricordare che il 25 aprile 1995 veniva intitolata al vice brigadiere Salvo D'Acquisto la scuola del territorio comunale, poi divenuta istituto comprensivo, unitamente a quella presente nel comune di Calice al Cornoviglio, che saluto il mio collega sindaco. La cerimonia di intitolazione, avvenuta non a caso il 25 aprile 1995, in occasione del 50° anniversario della liberazione, fu eseguita alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, quest'ultima rappresentante dall'allora vescovo Sua Eccellenza Giulio Sanguinetti. Oggi è presente come allora il preside professor Michele Rigazio, che ringrazio per la sua partecipazione e per la scelta di intitolare la nostra scuola ad un eroe che non esitò a dare la propria vita per salvare cittadini inermi.
all'interno delle scuole secondarie di primo grado, poste nelle frazioni di Piano di Follo e Piana Battolla, sono stati realizzati dai professori e dai ragazzi dell'epoca due opere commemorative raffiguranti il sacrificio del vice brigadiere Salvo D'Acquista. Nella scuola di Piano di Follo si può ammirare un murales eseguito con tessere in ceramica colorata raffigurante il momento in cui viene ucciso il vice brigadiere Salvo D'Acquisto. Nella scuola di Piana Battolla vi è una scultura in parte lignea e in parte lapidea in cui risalta il nome di Salvo D'Acquisto. A fianco delle due opere è stato collocato il tricolore. È importante evidenziare il fatto che in entrambe le opere risalta la figura della colomba, simbolo di pace e libertà. Altro elemento che colpisce è la frase incisa: in ricordo di Salvo D'Acquisto, carabiniere da non dimenticare. Vedete, cari ragazzi, la storia del vice brigadiere Salvo D'Acquisto, morto a solo 23 anni, è di grande esempio. Oramai e fortunatamente sono lontani gli anni tristi e duri in cui i ragazzi poco più grandi di voi hanno combattuto dando anche la propria vita per donarci la nostra libertà e la nostra democrazia. Per questo non dobbiamo e non possiamo dimenticare, bensì ricordare quello che loro hanno fatto per noi, ed è nostro dovere mantenere vivo quello che loro ci hanno donato, ovvero la libertà. Oggi, per voi ragazzi e per noi tutti, è una giornata molto importante. Ci troviamo all'interno di questa caserma, ospiti dell'Arma dei Carabinieri, cosa che non avviene spesso, ma che deve essere da esempio per il futuro, al fine di poter avvicinare in maniera concreta le forze dell'ordine ai cittadini, ed in particolare ai più giovani, che devono percepire la vicinanza e la presenza di figure ritenute spesso distanti, creando anche a volte del timore. Questo non deve accadere. Il carabiniere deve essere visto come una figura di aiuto, un amico, colui che interviene quando se ne ha bisogno. Ringrazio nuovamente tutti i presenti. Viva i carabinieri, viva l'Italia libera e democratica. Prende la parola il presidente della Fondazione Villaggio Famiglia Onlus, cavaliere Bruno Dal Molin. Buongiorno a tutti, in modo particolare a questa meravigliosa gioventù che oggi forse è in maggioranza. Gioventù vuol dire sperare, gioventù vuol dire che dobbiamo noi coi capelli grigi essergli più vicini. Vi parlo come nonno e come papà, che a volte ti viene qualche pensierino di non aver fatto forse troppo la nostra parte. Con questa premessa mi permetto di segnalare quello che è capitato a me entrando questa mattina, pur essendo stato parte dell'organizzazione. Entri, una bella caserma, grande, una targa, un nome: Salvo D'Acquisto. Immediatamente penso al mio Egidio Bullesi e dico: ma guarda, la nostra fondazione che mai ha volato come quest'anno dalla Marina per San Giuseppe. Oggi qua con il comune di Follo ci chiamano addirittura fuori provincia per i giochi di un tempo. Vedere questi ragazzi affascinati dai tappini,
dalla corsa nel sacco. Allora pensi, ma la stiamo facendo tutta la nostra parte? Abbiamo l'umiltà di ascoltare un pochino di più i giovani che oggi ci sono di aiuto più di ieri? Perché? Perché questa tecnologia che avanza ci fa capire che dobbiamo chiedere come si fa, dal telefonino al computer in poi. Quindi ecco apparire, entrando, il primo simbolo, che è la nostra nazione costellata dalle 12 stelle, il simbolo europeo di quando prendemmo la presidenza dell'anno europeo intitolato agli anziani, dove fortemente abbiamo voluto che non si chiamasse anno europeo degli anziani, ma noi eravamo una mosca, eppure siamo stati ascoltati. Abbiamo detto: accettiamo questa presidenza solo se non abbia sapore di emarginazione. Chiamarlo anno dell'anziano a noi non piace. L'anziano ha bisogno del giovane, ma il giovane ha bisogno dell'anziano. Voi ragazzi non sapete una cosa. Lo sapete che noi siamo stati ragazzi, ma voi non siete ancora anziani. Quindi noi forse sappiamo cosa c'è dietro l'angolo. Venitecelo a chiedere, che così possiamo spiegarvelo. Il cammino sarà meno aspro. Però anche noi abbiamo bisogno di essere più umili. Ebbene, in questo momento difficile della società dobbiamo riscoprire questi valori. E oggi il salvo d'acquisto ha fatto l'atto più grande nel cuore del Vangelo di Gesù di Nazareth. Sapete, il Vangelo nel suo centro porta le parole di Gesù: non c'è amore più grande di chi dà la vita per il fratello. Salvo d'acquisto ha fatto un atto d'amore più grande. Questo, ragazzi, ci dobbiamo ricordare. Forse non saremmo chiamati meglio, come diceva il sindaco, a questi atti, ma l'eroismo è sempre pronto, è sempre davanti. Da quando saliamo le scale, ricordiamoci: tieni la porta se vedi una persona che passa, di buongiorno, entra in casa, saluta la mamma, ritorniamo a quel bacino, ritorniamo a dire grazie. Stiamo perdendo questi valori, recuperiamoli, se no questi eroi sono morti invano. Ebbene, noi abbiamo queste due ali. Egidio Bullesi, che è venerabile, morto all'età stessa di Salvo d'Acquisto, 23 anni, e Salvo d'Acquisto. Con queste due ali e questi due esempi andiamo avanti. Andiamo avanti nel rispetto delle istituzioni. Io, pur avendo i capelli più bianchi che grigi, in questa settimana, colonnello Valerio, ho imparato tanto. Ho imparato cosa significa armonia di intenti, ancora una volta. Ho imparato che se ci sentiamo uniti e collaboriamo siamo una forza. Ecco uscire, e continuo il mio viaggio di entrata, le nostre bandiere: solidarietà tra le generazioni, solidarietà fra le generazioni, il giovane in virtù della sua forza, in virtù del suo entusiasmo, quanto può fare per la persona anziana e quanto l'anziano con la sua esperienza può fare per i giovani. Ecco, giovani e anziani meglio insieme. Noi questo desideriamo portare avanti con spirito di servizio. L'ammiraglio Camerini, che ringrazio ancora per quella bellissima manifestazione, con questo spirito che abbiamo fatto per San Giuseppe, non posso dimenticarmi quanto cuore, quanto calore, quanto entusiasmo c'era anche lì con i ragazzi. Lì erano l'aspetto sportivo, ma non mi voglio dilungare.
mi permetto di chiudere dicendo: ragazzi, non perdete mai di vista le istituzioni. Le istituzioni, siate al loro servizio. E qui il prefetto Lubatti, che anche a lui lancio un ringraziamento, ci ha condotto per mano in diverse manifestazioni. Grazie. Noi, io chiudo dicendo: siamo qua, pronti, usateci. La nipote dell'eroe, signora Liliana D'Acquisto, accompagnata dal sindaco di Follo e dal presidente della Fondazione Villaggio Famiglia Onlus della Spezia, consegna alla scuola Salvo D'Acquisto di Follo l'opera realizzata dalla pittrice spezzina Lucilla Guani. Con la fedelissima marcia d'ordinanza dell'Arma dei Carabinieri, eseguita dalla banda di presidio della Marina Militare della Spezia, diretta dal maestro primo maresciallo Vito Ventre, la cerimonia si conclude. Al termine, i gentili ospiti sono invitati per un vino d'onore.
Comandante, questa mattina un ricordo di Salvo d'Acquisto in una splendida cerimonia, presenza di tante autorità ma soprattutto tanti giovani, questo è bello. È bellissimo anche perché Salvo d'Acquisto è un giovane eroe, per noi segno indelebile di un passaggio evolutivo e di una nuova era dell'Arma dei Carabinieri. Prima di lui i nostri eroi erano stati fondamentalmente impegnati in azioni di guerra. Lui invece è il primo grande esempio di come l'Arma dei Carabinieri invece intervenga innanzitutto in direzione di un soccorso alle popolazioni. Senso del dovere e però calato appunto con un rapporto stretto con la popolazione. È un esempio davvero per l'Arma. È un esempio per l'Arma, un esempio per tutti. Salvo d'Acquisto ormai è un eroe che nasce nei Carabinieri ma trasale agli onori di tanti collegamenti e trasversalità che probabilmente lo pongono come un soggetto di riferimento. Per noi Salvo d'Acquisto è esclusivamente l'elemento di diretta colleganza alla gente a cui vogliamo corrispondere senza inutili allarmismi e soprattutto senza mostrare i muscoli che non abbiamo, ma solamente la voglia di fare per bene il nostro dovere. La nostra caserma, la caserma provinciale della Spezia, è dedicata a Salvo d'Acquisto. Non è una cosa consueta in Italia, sono poche e questo ci fa onore. Assolutamente. Come ho sottolineato in precedenza, le caserme che si possono fregiare di essere dedicate all'eroe sono cinque in Italia. Una ovviamente è quella della sua città, il Comando Legione di Napoli, dove peraltro le sue spoglie risiedono nella Basilica di Santa Chiara. E a livello territoriale sono due i comandi, appunto il provinciale di La Spezia e quello di Siena. Un bel quadro che commemora, diciamo così, il sacrificio di Salvo d'Acquisto donato ad una scuola. Anche questo è un bel esempio, un momento educativo per questi giovani. Credo che ci sia però anche da ringraziare l'autrice di questo quadro. Sì, Lucilla Guani ormai ci segue da tempo. Ho avuto modo sin dal mio arrivo di apprezzare le capacità di questa donna di trasporre in arte quello che per tutti noi sono sensazioni ed emozioni. La possibilità di passare attraverso la sua opera e la sua arte e giungere al cuore dei ragazzi è stato uno degli obiettivi di oggi, secondo me ampiamente raggiunto. Un'ultima questione, ogni volta che ci si incontra ovviamente cresce questo legame affettivo tra la città e la vostra Arma. Qual è il messaggio che lei vuol dare ai cittadini della Spezia anche in questo momento che è commemorativo appunto di Salvo d'Acquisto, che rimane un momento di legame tra la città e l'Arma? Il messaggio che lancio è quello che Salvo d'Acquisto ci ha tramandato. I carabinieri sono gente tra la gente, con tutti i difetti e con tutti i pregi. Noi cercheremo di saltare innanzitutto i nostri pregi. Signora d'Acquisto, un eroe in famiglia è sicuramente un fatto emozionante. Come è ricordato nella sua famiglia? Lei non l'avrà conosciuto, ma ne avrà sicuramente sentito parlare. Quali sono le emozioni che le hanno trasmesso? Allora, Salvo, che è il fratello di mio padre, è una figura che appartiene, diciamo, alla mia famiglia e oramai siamo, come dire, abituati a immaginare che abbia in qualche modo un'appartenenza a qualcosa che supera il legame della stirpe. Siamo cresciuti con l'idea che Salvo appartenga a dei valori collettivi, dei valori che sono del passato e del presente. È un'immagine di un giovane, umile, generoso, semplice, che rispettando l'onore tipico della, permetto di dire, dei carabinieri alla fedeltà, è riuscito in qualche modo ad affermare il senso della giustizia e dell'importanza della vita, come dire, dedicando anche la propria esistenza per affermare quei valori che sono forse di una necessità ancora oggi in quest'epoca. Per cui nella nostra famiglia Salvo è, oltre mio zio, qualcosa che ci dà il senso di una collettività, qualcosa che va oltre noi stessi. Ecco per cui insomma oggi ci tenevo a essere in questa cerimonia che in qualche modo mi ha dato di nuovo il senso dell'importanza, no? Di affermare dei valori con i giovani in un momento come questo.
Ecco, Salvo d'Acquisto ovviamente un eroe, a non tutti si chiede l'eroismo, ma è sicuramente un esempio educativo, tant'è vero che ne hanno intitolato una scuola. Ci auguriamo che il quadro e il nome della scuola non sia solo un momento celebrativo, ma davvero un processo educativo per questi giovani. Sì, infatti, oltretutto i giovani come oggi hanno anche delle competenze molto importanti. Io dico, a parte l'idea solamente di trasferire noi delle cose, io sento che con i più giovani c'è un'immediatezza di percezione dei valori di Salvo. Quindi hanno delle competenze che vanno assolutamente sostenute, e forse i giovani, come dire, hanno anche loro delle cose da insegnare a noi. Per cui io sento che soprattutto con la figura di Salvo a loro è immediatamente molto vicina, no? C'è un senso di identificazione che fa bene anche a noi. Cavaliere Dalmolin, questa mattina un momento splendido di commemorazione di Salvo d'Acquisto, ma molti giovani, e lei ha voluto sottolinearlo, ecco, è stata un'emozione anche per lei. Molto, molto, molto emozionato, perché il nostro avvenire è nei ragazzi, è nei giovani. Ecco perché ho voluto citare quella frase del Vangelo: non c'è amore più grande di chi non dà la vita per il fratello. Questi sono i valori. Dobbiamo stare uniti, credere ancora e fortemente nelle istituzioni, umiltà. L'anziano deve avere il coraggio di parlare ai giovani, il giovane deve avere la forza di dare all'anziano speranza, di stargli vicino, di ritornare a quei valori semplici, di dire buongiorno la mattina, di tenere la porta quando si entra da un portone, aiutare uno a portare una borsa, le cose semplici. Dalla semplicità poi possono nascere grandi cose, perché allora possiamo partorire una società con degli uomini guida veramente preparati. Un bel parallelismo dall'esempio di vita tra Salvo d'Acquisto e Bullesi. Sì, perché noi nasciamo dalla filosofia francescana, chiamiamola filosofia, perché Egidio Bullesi era terziario francescano e oggi venerabile, la stessa età di Salvo d'Acquisto, e Salvo d'Acquisto è venerabile anche lui. Quindi abbiamo due ali, come ho detto oggi, che sono due giovani sulla strada della beatificazione. Tanti giovani provenienti dalla scuola, una scuola dedicata, intitolata a Salvo d'Acquisto, un esempio per i giovani, ne abbiamo discusso, ma un esempio anche per le istituzioni. Assolutamente sì, direi oggi è stata una giornata veramente, oltre ad essere una bella giornata, una giornata importante per i ragazzi, una giornata importante anche per noi. Questo avvicinamento, questo aprire la caserma ai ragazzi è stata una cosa molto positiva. Io spero che in futuro questo possa avvenire magari anche più spesso, proprio per evitare di pensare sempre in un qualche cosa di negativo quando magari si vede il carabiniere per strada. Ecco. E questo è importante. È successo oggi nel 73° anniversario della morte appunto di Salvo d'Acquisto, e comunque è stata veramente una gran bella nota anche di colore, belli i ragazzi con il tricolore, con i cappellini bianco, rosso e verdi, e questo sicuramente è stato una gran bella cosa. Anche per lei una considerazione d'obbligo, un bel quadro donato a questa scuola, veramente significativo e importante. Assolutamente sì, proprio perché, come dicevo, come ho detto nel mio discorso, bisogna ricordare, appunto bisogna non dimenticare quello che hanno fatto, e in questo caso che ha fatto anche il vice brigadiere Salvo d'Acquisto. Penso che sia stato un gesto veramente al di fuori di qualsiasi pensiero umano. Ebbene, lui l'ha fatto. Ora, io ho detto ai ragazzi che fortunatamente non esistono più quei tempi, quei momenti, e però bisogna tenere duro, perché questi momenti, questa libertà, questa democrazia che ci è stata data, bisogna sapersela custodire veramente in maniera, direi, attenta e anche, direi, gelosa. Ecco, quindi sapere che ci sono state persone come Salvo d'Acquisto e molti altri che hanno dato la propria vita per donarci la democrazia, per donarci la libertà. Quello che noi oggi veramente possiamo dire, di essere un popolo democratico e libero. Un quadro che ricorderà questo giorno, ma che continuerà a parlare ai giovani anche nelle prossime stagioni. Sicuramente sì.